Grazie, pace e buonasera a tutti, carissimi. Ciao Fabione, buonasera dalla Romania. Ok, oh, domani è il mio compleanno. Faccio 77 anni. Mamma mia, ragazzi, si avvicina la laurea. E niente, quindi volevo dirvi che è il mio compleanno e che quindi niente, probabilmente non sarò disponibile. Tanti di voi che mi chiamano, eccetera, eccetera, per condividere pensieri o per consigli, eccetera, eccetera. Domani no, perché domani sono. Mia figlia è in vacanza con mio genero da qualche parte, mio figlio è a lavoro. Nelle Bahamas, io sono qui con l'amore della mia vita, con la mia Celeste e con i due nipotini che scaturiscano tanta potenza e tanta forza, alleluia. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi no, ho niente da fare. Oh, quindi poi volevo dirvi che ho deciso di. Sempre che vada bene al Signore, ho deciso di partire verso la seconda, terza settimana di settembre e di fare settembre, ottobre, novembre e i primi di dicembre per fare il compleanno di mio fratello a Genova e il compleanno di un carissimo amico che è su due giorni dopo, anche lui a Genova. E quindi probabilmente partirò arriviamo a Milano e andiamo a destra, andiamo a est verso Mantova, Modena, eccetera eccetera, Trento, poi da Trento andrò in Germania, dalla Germania poi giriamo a Austria e poi Austria, poi la Svizzera, quindi Marina, mi raccomando, verso la fine di settembre riorganizziamoci per bene, ma non facciamo tante cose, poi ne parliamo. E perché passiamo appunto dalla Svizzera, poi ritorniamo indietro e poi vengo in giù e probabilmente, non lo so se arriverò a Napoli, non lo so se in Sicilia non ci posso andare perché non ce la faremo. Volevo andare a trovare il mio amico Ivan, ma c'ho troppi posti da andare, non c'ho abbastanza tempo. Devo andare senz'altro in Sardegna, perché lì, come voi sapete, c'è la mia chicca, una delle chicche preferite, quindi devo andarci. E poi Roma devo andare perché mi hanno invitato, Firenze, Prato, in Val di Chiana e altri posti dove devo andare e vedremo. Comunque appena posso incomincio a mettermi in contatto. Se volete, se avete desiderio che venga a trovarvi, mettetevi in contatto con me che incomincio a mettere a posto il calendario e così cominciamo a vedere dove si va. Oh, ultimo annuncio prima di incominciare: il fatto che il mio libro, il numero 4 dell'annuncio, La libera interpretazione di Babbo Mario sulla Apocalisse, che mi ha sconvolto, è stata un'avventura meravigliosa, ho un desiderio di pubblicarlo forse più di qualsiasi altro libro che abbia mai scritto. Sono entusiastatissimo, quella parola lì, di questo libro. Lo so che causerà un sacco di patatracchi in giro per la Chiesa, ma non importa perché io sono felice di averlo scritto. So che il mio cuore è puro, so che lo Spirito mi ha indirizzato ed è un libro meraviglioso. A dir poco, perché mi piace, l'ho scritto io, ma è veramente veramente bello. Ok, quindi allora partiamo stasera con il messaggio, il solo peccato che porta alla morte. Vediamo da dove solitamente
viene tratta questa convinzione, no? Che c'è questo peccato che porta alla morte. Prima Giovanni 5, 16, 17, che dice? Prima Giovanni 5, se, scusate, mi si incartoccia tutto qui. 5, 16, 17, che dice? Oh, se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia morte, preghi Dio ed egli gli darà la vita. A quelli, cioè, che commettono peccato che non è a morte. Vi è un peccato che è a morte, non dico che egli debba pregare per questo. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non è a morte. Ok, quindi prima di tutto vediamo che sta parlando del proprio fratello che commette un peccato che può essere perdonato, perché dice prega a Dio e Dio lo perdona. Poi invece ce n'è un altro che non può essere perdonato. Vediamo un attimino, cerchiamo di analizzare cosa sta cercando di dire questo apostolo Giovanni, questo meraviglioso apostolo Giovanni, l'apostolo dell'amore. Apparentemente, da quello che dice Giovanni, ci sono solo due tipi di peccato: quelli che portano alla morte e quelli che invece non portano alla morte. L'abbiamo appena letto, ce n'è uno che porta alla morte e ce ne sono altri che non portano alla morte. O come li definisce la Chiesa Cattolica Romana, i peccati mortali e i peccati veniali. E qui subito vediamo la falsità di questa dottrina, in quanto l'Apostolo parla di un peccato che porta alla morte, non di tanti, c'è un peccato che porta alla morte, e invece i romani cattolici purtroppo li mettono tutti in un cesto e li chiamano i peccati mortali. No, comunque, il problema è che la dottrina cattolica definisce il peccato mortale come un peccato, questo l'ho tratto dai loro libri, dai loro studi, la dottrina cattolica, dice che il peccato mortale è un peccato il cui oggetto deve essere una materia grave, precisata dai 10 comandamenti. Deve essere compiuto con piena consapevolezza o piena avvertenza e deve essere compiuto con deliberato consenso. Oh, e non solo la dottrina cattolica, purtroppo, ma anche quella di tante chiese evangeliche, pentecostali e protestanti in genere, afferma la stessa cosa, che il peccato mortale è un peccato grave, che ti fa perdere la salvezza, fra l'altro, non nella Chiesa Cattolica, ma nelle altre chiese protestanti, principalmente legato ai 10 comandamenti, che è stato commesso consapevolmente, ripetutamente e senza pentimento. E io a questo dico buona fortuna con il quarto comandamento. E qual è il quarto comandamento? Beh, già tutti quanti non ce la fate, perché non ce la fate. Ma è il quarto che dice rispetta il sabato, dal venerdì quando va giù il sole, al sabato quando va via, si accende la prima stella, per quelle 24 ore lì non puoi fare nulla, non puoi toccare il telefonino, non puoi toccare il computer, non puoi rispondere alle mail, non puoi accendere la televisione, non puoi fare niente. Quindi buona fortuna, amore mio, perché tu hai ripetutamente, volontariamente, consapevolmente e senza pentimento disubbidito al quarto comandamento per tutta la tua vita. Quindi tutti all'inferno, non ne scappa uno, ragazzi, tutti all'inferno. Oh, di solito i versetti preferiti da questi valorosi sostenitori della dannazione eterna sono Ebrei 6 e Ebrei 10, che tratteremo più avanti, ma che praticamente vengono usati per dire che se pecchi volontariamente non c'è più perdono per te. Oh, Walter ha fatto una bellissima predica sui farisei moderni, che alla fin fine dicono la stessa cosa, i farisei moderni, che dicono la stessa cosa di quello che dicevano i farisei antichi, o quelli che dicono i farisei della Chiesa Romana Cattolica. I farisei moderni dicono la stessa cosa, che forse puoi ricevere Cristo per grazia, ma devi sostenere la tua salvezza con le opere e non peccare più, altrimenti perdi la salvezza.
Al che mi viene a dire, ok, se pecco volontariamente, continuamente, senza pentirmi, eccetera, eccetera, e ripeto, il quarto comandamento, abbiamo fallito tutti, dal primo all'ultimo, nessuno mai, neanche come si chiamano quelli del settimo giorno, quelli lì, neanche loro, perché anche loro sono convinto che in qualche modo o rispondono al telefono, o accendono la televisione, o vanno in macchina, fanno qualcosa che disubbidisce, che rompe il quarto comandamento, che dice il sabato non devi fare niente, né tu, né il tuo bestiame, né i tuoi servi, né quello che ti circonda. Cioè, in altre parole, tu non puoi lavorare e non puoi far lavorare nessuno intorno a te. Quindi siamo tutti cotti. Ma mi viene da dire, quando questi cavalieri della perdita della salvezza mi dicono che non puoi peccare volontariamente o ripetutamente o coscienziosamente o senza pentimento, perché altrimenti perdi la salvezza, mi viene da dire, ok, dov'è la linea di demarcazione tra la salvezza e la dannazione? Quante volte devo peccare per perdere la salvezza? Lo so, una, due, cento, mille volte, c'è una graduatoria. Tutti i peccati contano lo stesso o c'è una classifica? E come faccio a sapere quando sono a un peccato dall'arrivo? Piuttosto dalla fine. dovrei saperlo, no? Da dire, se pecchi un'altra volta, niente, non... mi sembra che sarebbe giusto, no? Il Signore è giusto, il Signore è santo, e poi non mi dici se sto per perdere la salvezza eterna, che magari una bugietta mi viene giù la mannaia, no, lo dovresti dire, no? E che poi che tipo di peccato deve essere per perdere la salvezza? Uno dei 613 o uno dei 10? Il peccato di mangiare la porchetta o il peccatone dell'adulterio? E devo proprio farlo? O come ha detto Gesù in Matteo 5, basta che lo penso? E se è vero che Dio mi... Questa, ragazzi, mi fa proprio ridere. Se è vero che Dio mi perdona quando lo confesso quel peccato, cioè tutti gli evangelici, no, se tu confessi il peccato, Dio è giusto e ti perdona il peccato, ok, se è vero. Se io invece non lo confesso, allora perdo la salvezza, ok, ma se lo confesso, quante volte posso perdere la salvezza e ritrovarla? No, perché cosa succede? Mi converto, divento un cristiano, divento poi perdo la salvezza. E cos'è? Basta, è finita? All'inferno? Non ho capito. Come funziona? Ci sarà pure un ricorso, no? Ci sarà pure un appello, ci sarà pure un qualcosa, no? Allora, perdo la salvezza, ok, adesso poi mi comporto bene, chiedo perdono, eccetera, eccetera, Dio mi ridà la salvezza, ok. Poi faccio la stessa scemata un'altra volta, la riperdo un'altra volta. Quante volte la posso perdere e ritrovarla? Mi sembra una domanda logica, una domanda giusta, no? Perché una, due, varie volte... Come funziona? Dio mi dà un libretto di buoni per la salvezza, che devono essere timbrati quando ne ho bisogno? Buono per la salvezza, grazie. L'hai perso un'altra volta. Buono per la salvezza. Ah, ok. Buono per la salvezza. E quando li ho finiti? Quando ho finito i bollini? No, adesso basta, Mario, hai finito i bollini, basta. No, ora adesso l'hai persa, non la puoi più ritrovare. Ma io mi pento, Signore, io mi pento. No, basta, non ci sono più bollini. Ecco, devo dire, vedete la follia di questo ragionamento del peccato mortale formato Chiesa Cattolica e Evangelica? È una cosa pazzesca, ma se tu vai a metterglielo
in faccia così e non importa, non, no perché tu, no perché allora vuol dire che fai quello che vuoi. Amore mio, cosa vuoi che ti dica? E allora fai quello che non vuoi. Che vita triste, ragazzi, che vita triste. Allora io voglio peccare, però non pecco perché Dio mi ha detto che se pecco perdo la salvezza. Ma che vita triste, miserabile, mamma mia. In altre parole, voglio essere un peccatore, ma non posso perché sennò vado all'inferno. Ma che ragionamenti sono? Ma è possibile che non vi rendete conto che la grazia ti cambia il voglio, ti cambia il cuore, te ne dà uno nuovo, perfetto, rinnovato, a posto con Dio, che desidera le cose di Dio e non vuole fare le cose sbagliate? Quindi, se quello che questa dottrina sballata del peccato, se quello che sostiene fosse vero, in altre parole che peccando eccetera eccetera ripetutamente, coscientemente, senza perdo la salvezza eccetera, se questa dottrina sballata del peccato mortale fosse vera, vorrebbe dire che il sangue di Cristo sulla croce ha fatto un'opera temporanea, inadeguata, insufficiente e praticamente inutile. Questa è l'eresia, non quella di cui tanti accusano me, no, questa è l'eresia. L'eresia di dire che il sangue di Cristo non ha purificato del peccato, non ha purificato l'umanità dal peccato. Il sangue di Cristo, l'agnello di Dio, non ha tolto il peccato dal mondo. Questa è l'eresia. Ed è anatema. Proprio come l'altra corbelleria, si dice corbelleria, spero, speriamo. L'altra corbelleria, mi sembra una cosa toscana, Walter, si dice corbelleria, proprio come l'altra corbelleria della dottrina cattolica della transustanziazione, perfino una parola ti fa confondere, transustanziazione, che è necessario, sapere qual è, no? Che ogni volta che il prete alza l'ostia, Gesù sul trono dice, papà scusa un attimo, torno subito, va giù, nell'ostia muore, versa il suo sangue e poi torna indietro. E questa idiozia, questa menzogna totale è necessaria per giustificare un'opera incompleta del sangue di Cristo. Se la teoria del peccato mortale fosse vera, e allora vuol dire che il sangue di Cristo non ha completato l'opera e quindi bisogna completarla in qualche modo. Come? Con il prete che alza l'ostia, perché senza versamento di sangue non c'è perdono dei peccati. Cioè Gesù deve riversare il suo sangue e rimorire ogni volta che il prete alza l'ostia. È chiaro, se la prima volta l'opera di Cristo sulla croce è stata temporanea, inadeguata, insufficiente, bisogna poterla rifare di nuovo e di nuovo, ad infinitum, perché ogni volta che pecco, Gesù deve morire un'altra volta. Se è vero questa bagianata totale della Chiesa Cattolica, che il peccato non è stato perdonato una volta per sempre, e allora bisogna continuare, perché se no il peccato mortale è niente. Ciccia. Mamma mia, ragazzi, che tristezza. E poi ci stupiamo se il mondo si fa delle risate grasse a pancia piena dietro la Chiesa, con queste bagianate idiozie che portano a quegli estremi che abbiamo visto in televisione, di quei criminali che vanno a finire a fare, perché nella testa c'hanno pieno di demoni, c'hanno pieno di idiozie, c'hanno pieno di dottrine sballate, dottrine di demoni, c'hanno pieno di Nutella invece che di cervella. Mamma mia. E allora vengono fuori con... che tristezza di vita, ragazzi, che tristezza. È per quello che ogni volta che entri in una chiesa cattolica, cosa c'è? Freddo, umido, buio e...
tristezza, pesantezza. Perché? Ma ti credo, e se non puoi mai essere sicuro che Dio ti ama, che Dio ti ha perdonato, che sei al sicuro, che sei salvato, che qualsiasi cosa succede vai in paradiso col Padre, ti credo che sarei triste anch'io, sarei. Io invece no, alla tenera età di 77 anni sono ben felice, perché qualsiasi cosa succede, sono nelle braccia del mio Abba. Amen. Quindi, e fra l'altro, chi la controlla questa cosa della confessione, della comunione, della ripetizione, dell'ostia, chi la controlla? La Chiesa. Te credo che vuoi essere salvato? Devi venire in Chiesa. Vuoi andare in Paradiso? Devi venire in Chiesa. Amore mio, guarda che non cambia mica tanto neanche con la Chiesa evangelica, con le chiese pentecostali. Quante chiese che ti dicono se tu abbandoni la comunità è come abbandonare Cristo. È vero o no? È vero sì. Invece, guarda caso, la scrittura dice in Romani 6:9 che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di lui. Quindi è inutile, pretuccio mio, è inutile che alzi il pezzettino di wafer, il pezzettino di coso, che lo puoi alzare quante volte vuoi, Gesù non muore più. Sta scritto da tutte le parti. È morto una volta, non muore più. È inutile che venite fuori con queste idiozie della transustanziazione della stazione di Termini e del tram che va alla stazione. Non muore più. In Ebrei 10:10, per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Cristo, la morte, il corpo di Cristo, fatta una volta per sempre. Una volta per sempre. Ma citare queste inconfutabili prove scritturali ai farisei moderni, che siano cattolici o che siano evangelici o che siano pentecostali o protestanti, non importa, perché citare queste inconfutabili prove scritturali non serve a nulla, in quanto, come ho detto venerdì scorso, tanti hanno ancora la mascherina di Mosè sul volto e non riescono a vedere la grazia di Dio se gliela metti a un centimetro dal naso, vestita di rosso, con un fiocco in testa e profumata di ginepro. Ad esempio, il peccato mortale, o che porta alla morte, viene identificato da tanti, sia cattolici tutti, tanti evangelici, pentecostali, eccetera, da tanti, con il suicidio. E perché? Perché chiaramente non c'è modo di pentirsi dopo che ti sei tolto la vita. E quindi se non puoi pentirti, sei fatto. Perché ti devi pentire, no? Perché il perdono non è totale, completo, senza mai, senza se. Sarebbe troppo facile. Sarebbe. Tu fai quello che vuoi e Dio ti perdona. No, tu fai quello che vuoi perché Dio ti ha perdonato 2000 anni fa sulla croce. Ecco perché fai quello che vuoi, e quello che vuoi è non peccare. Ecco cosa fai. Mentre invece quando tu sei così, io voglio peccare ma non devo, non posso, perché se no Dio mi scaccia fuori casa, perdo la salvezza, è quello proprio il momento in cui cadi con la faccia nella cosa. Vabbè, non stuzzicatemi. E qui devo inquietarmi un attimo, perdonatemi, ma Babbo Mario mi conoscete. Perché tutti coloro che la pensano così, che il suicidio è un peccato mortale, non solo feriscono i parenti del suicida, i parenti, la moglie, i figli, quelli che lo conoscono, ma offendono il mio Dio in maniera disgustosa, che mi fa arrabbiare. Pensate che Dio sadomasochista sarebbe il Signore
se dovesse dare il colpo di grazia ad un suo figlio che si trova in depressione, che non ha forza per resistere. E amore mio, io ne posso parlare perché l'ho vissuto. Nel 1982 ero così schiacciato dalla depressione che sono arrivato a poche ore dal suicidio. E quando sei in depressione non hai voglia di fare niente, non hai voglia di dire no, non hai voglia di lottare, non hai forza, sei spento, sei finito, sei vuoto, non c'è più niente. Tutto quello che vuoi fare è trovare l'interruttore dove puoi spegnere la vita. Quindi non mi venire a dire che Dio è così masochista, sadistico, che il momento in cui tu ti trovi in quella situazione e fai un atto sbagliato, un peccato, pecchi, e poi Dio ti dice, fuori casa, ma io, signore, ero depresso, ti sei suicidato, non ti puoi pentire. Vedete che porcheria di mentalità che è questa, pensare che Abba, il Dio che ha dato la sua vita per noi, che non ha chiesto niente, ha dato la sua vita per ognuno di noi, per il peccatore più incallito, per me che ero un pezzo di... No, di quella roba lì, che lo prendevo in giro, che lo bestemmiavo, che lo ignoravo, che me ne fregavo di tutto e di tutti. Per me, ha dato la vita per me, senza che me lo chiedesse. E aspettava soltanto quel secondo, quell'istante quando io gli ho detto aiutami perché da solo non ce la faccio. Quello è il vero Dio, non quello che quando tu non ce la fai più e ti ammazzi ti prendi la vita, ti butta fuori casa perché hai sbagliato. Mamma mia, che insulto, Che porcheria, ma che mostro è? No, quello forse è il vostro Dio, non il mio. Il mio Dio ha dato la vita per perdonare tutti i miei peccati, tutti, voce del verbo tuttare, tutti i miei peccati. E l'ultima volta che ho controllato, tutti vuol dire tutti. Giovanni 1,29. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Il peccato, lo spirito del peccato, toglie il peccato dal mondo. 2 Corinzi 5. Ma tanto lo so che non serve perché la gente... Gallone, tu te l'ho detto, glielo metti davanti al naso, o gli metti 57 migliaia di versetti davanti al naso e ti vanno a trovare quello uno... dubbioso per giustificare la loro idiozia. 2 Corinzi 5, 19 e 21. 2 Corinzi 5, 19 dice: poiché Dio ha riconciliato, voce del verbo aver riconciliato, passato, a sé il mondo, non la Chiesa, non quelli bravi, non quelli battezzati, non quelli che si comportano, no, il mondo, il mondaccio, il mondo pieno di prostitute, di drogati, di pezzi di... come ero io, in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. E 21, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia, che non abbiamo mai conosciuto giustizia, noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Come Lui non ha mai peccato ed è diventato peccato, io non ho mai fatto niente di giusto e sono diventato giusto. Colossesi 2,13. Con Lui Dio ha vivificato anche voi, che eravate morti nei peccati, perdonandovi tutti i peccati. Cos'è il suicidio? Il suicidio è un peccato. E allora è stato perdonato. L'abbiamo appena letto, ma ci sono tonnellate di versetti.
Giovanni 1,29, 2 Corinzi 5, 19, 21, Colossesi 2, 13, Efesini 4, Ebrei 10, Ebrei 6, da tutte le parti, da qualsiasi parte tocchi, c'è la salvezza eterna, ecco perché la vita è eterna. No. Ma allora, Marchiò, cos'è questo peccato che porta alla morte? Oh, vediamo di trovare la risposta proprio in uno dei due versetti favoriti dai religionisti per giustificare la loro dottrina della santificazione progressiva, il perdono rateizzato e l'amore, sempre che. Oh, prima di tutto ricordiamoci a chi è stata scritta questa epistola, ok? È stata scritta a ebrei che tentennavano tra il cristianesimo e il giudaismo. Perché? Perché erano così perseguitati sia da Gerusalemme che da Roma, che tentennavano, sì, avrebbero voluto, però ragazzi, qui ti danno in pasta ai leoni, qui gli ebrei ti pigliano a sassate, ti lapidano, cioè quello che oggi noi scherziamo, sì, alleluia, do la mia vita al Signore, ma a quei tempi è come un musulmano, oggi un musulmano che diventa cristiano, che apostatizza i loro occhi, ha la pena di morte, non si scherza, non è che allora non dovevi farlo, no, lo ammazzano, lo fanno fuori, ecco perché, ragazzi, un attimino, quindi tutti questi qua, questi ebrei a quei tempi erano tentennavano fra il giudaismo e il cristianesimo, tentennavano tra la chiesetta in casa con quattro persone e il tempio sul monte con mezza Gerusalemme dentro, tentennavano tra Gesù e Mosè, tra la legge e la grazia, tra il conosciuto e lo sconosciuto, tra il liberatore sul monte con i raggi di luce che gli escono dalla testa e il falegname che è morto, che si dice che è risorto. E quindi tentennavano di qua. Quindi questa è la lettera, è stata scritta a queste persone ed è per quello che per vari capitoli l'autore della lettera agli ebrei non fa altro che continuare a mettere in evidenza la differenza fra il Vecchio e il Nuovo Testamento e la superiorità del Nuovo al Vecchio. Vabbè, non abbiamo tempo. Comunque, adesso, Ebrei 6, dal 4 al 6 dice questo. Questi sono i versetti favoriti dei religionisti. Se cadono, ecco, 4. Quelli infatti che sono stati una volta illuminati, e qui devo dire che Walter ha spiegato molto bene, bellissima interpretazione, dove dice che sei stato illuminato, è come la luna è illuminata dal sole, ma il sole è luce. La luna è illuminata, se non ci fosse il sole non ci sarebbe la luna. Sono stati illuminati, ma Gesù cosa ha detto? Voi siete la luce. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste persone non sono ancora la luce. Sono illuminati, ma non sono ancora la luce. Ma andiamo avanti. Quelli infatti che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste. Nota bene, hanno gustato. Non hanno inghiottito, l'hanno gustato, l'hanno assaggiato. Come si fa nei supermercati, no? Quando vai a comprare il formaggio e c'è lì la signorina col vassoio, con tutti i pezzettini di formaggio, con lo stuzzicadente dentro, e ti dice, vuoi assaggiare questo? Perché? Perché se tu lo assaggi, lo gusti, e poi decidi di comprare, e allora ha fatto la vendita. Tu però cosa fai? Passi, lo assaggi, lo gusti, poi dici sì, grazie, sì, buonissimo, grazie. Passo fra poco. Perché? Perché non hai deciso di comprare, cioè hai gustato ma non hai comprato. E nuovamente sei stato illuminato ma non sei la luce. È quello che ho detto, vi ricordate cosa ho detto venerdì quando ho parlato di Mosè, che il sangue era stato spruzzato sopra
la gente, mentre invece Gesù ha detto bevete, questo è il sangue del mio nuovo patto. Mosè ha detto questo è il sangue del patto e lo ha spruzzato su di loro. Gesù ha detto questo è il sangue, il mio sangue del nuovo patto, bevetelo sopra di loro, dentro di loro. E quella è la differenza. Gesù soffia, prima della Pentecoste, soffia lo Spirito Santo su di loro, ma alla Pentecoste loro vengono riempiti di Spirito Santo. La differenza fra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento è una questione di ubicazione. Dio era fuori, adesso Dio è dentro. E non esce mai più, non se ne va, non lo puoi sfrattare, non importa quello che fai, non lo puoi sfrattare. Una volta che Gesù è entrato, lo Spirito Santo è entrato, non esce più, è sigillato, garantito, la tua eredità garantita eternamente. Ok, andiamo avanti, scusate. Quindi, una volta che sono stati illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi, attenzione, perché qui... Marchio, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, vuol dire che no, aspetta. È lo stesso ragionamento che poi faremo anche in 10:29, dove si parla di accettazione, cioè ti faccio partecipe, ma tu adesso devi partecipare. Come dice in 2 Corinzi 5:19, che dice Dio ha riconciliato a sé il mondo. Adesso vi prego, riconciliatevi a Dio. Quanto l'ho detto migliaia di volte che la croce rappresenta la grazia che offre, ma non è sufficiente. La grazia offre, ma la fede deve ricevere. Siete salvati per grazia attraverso la fede. La grazia sola non basta, la croce non basta, altrimenti saremmo tutti, tutto il mondo sarebbe salvato. Tutto il mondo è redento, ma non tutto il mondo è salvato. Perché? Perché il redento deve accettare, è stato fatto partecipe dello Spirito Santo, ma adesso deve accettarlo. Appunto, quando ha assaggiato, ha gustato il pezzettino di formaggio, deve dire, buono, deve andare lì, aprire il coso, pigliare la forma, andare a pagare e a comprare il prodotto intero. Sono fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze, ragazzi, stiamo parlando dei primi anni della Chiesa, all'inizio, subito dopo la risurrezione di Cristo, all'inizio, quindi gli apostoli erano ancora lì che facevano i miracoli, gli apostoli a quei tempi erano ancora lì che facevano i miracoli. Marchio, ma non crede ai miracoli? Sì che ci credo, come no? È per quello che li chiamano miracoli, perché non li fai tu, li fa lui. Vabbè, lasciamo perdere, poi un giorno ne riparleremo. No, perché vengo accusato, no, perché allora tu non credi ai miracoli? No, io ci credo, io ogni giorno assaggio, gusto, ingoio, ricevo miracoli da papà, ogni giorno. Il fatto che sono ancora vivo è un miracolo, il fatto che tu sei vivo è un miracolo. Ogni respiro che tiri è un miracolo, perché c'è un diavolo là fuori che ti vuole morto, e il fatto che sei ancora vivo è un miracolo dell'amore di Dio. Vabbè, lasciamo perdere, comunque andiamo avanti. Quindi hanno gustato le potenze, quindi hanno visto questi miracoli, che fra l'altro, fra parentesi, Gesù dice io non vi darò nessun segno, se non il segno del profeta Giona, la risurrezione. Vabbè, quindi avete visto le potenze del mondo a venire, e poi conclude, dice, se cadono è impossibile riportarli un'altra volta al ravvedimento. Ravvedimento cos'è il ravvedimento? Metanoia, cambiare idea, cambiare idea, cioè non seguo più il giudaismo, seguo il cristianesimo. E poi continua e conclude dicendo poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il figlio di Dio e lo espongono a infamia. In altre parole, cosa succede? Succede che invece di accettare la croce come opera finale della salvezza di Cristo, dicono no, non è servita abbastanza, non ci credo, no, preferisco il giudaismo con i sacrifici, con la mia volontà, con la mia forza di volontà, con la mia santificazione, io che mi santifico, io che mi tengo puro, io che non pecco, io che vado in comunità, io che pago la decima, io che rispetto i 10 comandamenti, io che
preferisco così, è quello. Vuol dire esporre a infamia il sacrificio di Cristo. E poi Ebrei 10, 26, 29, Ebrei 10, dal 26 al 29, che dice: infatti, se noi pecchiamo volontariamente, eccolo qui, vedi Marchiò, se noi pecchiamo volontariamente, eccolo qui, vedi, volontariamente. Ma io ti chiedo, quando è stata l'ultima volta che hai peccato involontariamente? Non è stata l'ultima volta che ti sei trovato a letto con una donna che era tua moglie e fa, boh, chi sei tu? Vai via, esci dal mio letto, pussa via, vai via. Cosa, non so come è successo, o ti sei trovato 500 euro in tasca che erano in tasca di qualcun altro, ti sei trovato in tasca e dici, chissà cosa è successo, ragazzi, un miracolo, sono stati trasportati miracolosamente dalla sua tasca alla mia, no? No, amore mio, no, ogni peccato è volontario, perché se non fosse volontario non sarebbe peccato, legato al peccato, alla decisione di peccare, è la conoscenza del bene e del male, la decisione di prendere quel frutto, di strapparlo, di metterlo in bocca e di mangiarlo. Quello è il peccato è quello che sbaglia il centro da un millimetro a un chilometro volontariamente. Ogni peccato è volontario, ma comunque, se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, in altre parole ci è stato spiegato, rispiegato, quello che sto facendo io, vi sto mettendo davanti alla verità, ok, quello che io credo essere la verità. Se dopo aver fatto tutto questo pecchiamo volontariamente, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, vedi Marchio, ecco, vedi, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio, un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Sei un avversario di Dio? No, se sei un figlio di Dio, sei un figlio di Dio, non sei un avversario. Sta parlando a persone che non sono figli. Quindi chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il figlio di Dio, ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato? E torniamo di nuovo a quello che abbiamo detto in 2 Corinzi 5,19. Dio ha riconciliato, vi ha riconciliato, quindi riconciliatevi. Quindi Dio vi ha santificato, adesso lasciatevi santificare. Che ha oltraggiato chi? Lo Spirito della Grazia. Cosa vuol dire oltraggiare lo Spirito della Grazia? Vuol dire non credere alla grazia. Ed eccoci arrivati al peccato che porta alla morte. Perché? Perché nei 9 capitoli che precedono questa dichiarazione, andate a controllare quando avete tempo, nei 9 capitoli, Bibbia copertina nera, 9 capitoli, Ebrei 1, Ebrei 2, Ebrei 3, Ebrei 4, Ebrei 5, Ebrei 6, Ebrei 7, Ebrei 8, Ebrei 9, e Ebrei 10, nei 9 capitoli che precedono questa dichiarazione c'è un solo peccato menzionato, ed è il peccato dell'incredulità. Ed ecco che ora tutto un tratto tutto ha un senso. Perché? Perché se Dio ti dice ti ho perdonato, ma tu non ci credi, non rimane alcun sacrificio. Oltraggi lo Spirito della Grazia, perché Dio ti dice ma ti ho perdonato, ti ho graziato, e tu dici no, non ci credo. Oltraggi lo Spirito della Grazia, consideri profano il sangue, perché dici che il sangue non è abbastanza per perdonarti, perché devi fare ancora qualcosa tu. E questo è il peccato dell'incredulità che ti blocca dall'entrare nel riposo di dire sono salvato, qualsiasi cosa succede, le braccia di papà sono aperte, sono salvo per tutta l'eternità. Non entri in quel riposo perché non ci credi, per l'incredulità. Leggete Ebrei 4, eccetera, eccetera, leggete tutti e 9 i capitoli, prima vedete che c'è un peccato solo, è il peccato infatti
Infatti noi, come pure loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo, come gli disse, eccetera, 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 sebbene le sue opere fossero terminate, poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi in questo riposo, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Ed ecco il peccato che porta alla morte. Amore mio, se non ci credi che Dio ti ha perdonato, come fa a perdonarti se tu non ci credi, se tu non lo accetti, se tu non ti riconcili? Ecco perché Paolo dice: vi scongiuro, Dio si è riconciliato con voi, adesso riconciliatevi con Dio. Cioè la grazia è stata estesa, il perdono è stato esteso, la vita eterna è stata presentata come un dono, la giustizia, la giustezza è stata presentata come un dono. Accettalo, per l'amor di Dio, accettalo. Smettila di lottare, smettila di trovare quei due versetti dubbiosi, un po' grigi, un po' strani, che magari ti possono dare l'idea di dire che no, non è vero. Lascia perdere, fidati dell'amore di Dio, fidati dell'amore di Dio, fidati di quando dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, che chiunque crede avrà la vita eterna. Non che chiunque si comporta bene, che chiunque se lo merita, che chiunque continua con te. Poi no, ma Marchio, devi continuare a credere. Ma per forza che devi continuare a credere? Devi continuare a credere perché quella è la tua vita. La tua vita, al momento che credi, continui a credere. Non è che credi e poi smetti di credere. Una volta che hai creduto, hai ricevuto la vita eterna, basta, è eterna. Non la puoi perdere perché è eterna, come la salvezza. Ok, fatemi finire qui. Ed eccoci arrivati al peccato che porta alla morte. Giovanni 3, 17, 18, state a sentire questo, meraviglioso. Il riassunto di tutto, Gesù riassume tutto quanto in due parole, come solo lui sa fare. Giovanni 3, 17, Gesù dice: Dio infatti non ha mandato il proprio figlio, me, nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Adesso sta a sentire. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Vedi che non c'entra niente il peccato, c'entra solo la fede. Chi crede non è condannato, chi non crede è già condannato. Perché? Perché non ha creduto. Ragazzi, non so più come metterla. Io continuo a provarci, ragazzi. Mi raccomando, condividete questi messaggi, perché c'è bisogno che la gente li ascolti, perché ancora ci sono così tante persone che dicono: no, perché ti devi comportare bene, devi ubbidire i 10 comandamenti, amore mio, buona fortuna. Gesù stesso te l'ha reso impossibile. I 10 comandamenti erano difficili e Gesù li ha resi impossibili, perché non solo lo devi fare, ma lo puoi anche pensare, già l'hai fatto. Ma un momento, Marchiola bestemmia contro lo Spirito Santo. Ma leggiamo un attimo, è la stessa cosa. Leggiamo cosa dice Matteo. Matteo 12. Matteo 12, dal 30 al 32. E dice questo: chi non è con me è contro di me. Che bello, ragazzi. Separazione, due denominazioni, due sole. Chi non è con me è contro di me. Capre, pecore. Carne, spirito. Servi, figli. Non c'è nient'altro, non ci sono gli ibridi, non ci sono le pecore che si comportano male. Cioè ci sono, ma rimangono sempre pecore. Come non ci sono le capre che si comportano bene. Ci sono, voglia.
ci sono delle capre che si comportano benissimo, molto meglio di certe pecore che conosco, però rimangono capre. Perché? Perché non hanno creduto. Ok, andiamo avanti. Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata agli uomini. E chiunque dice alcuna parola contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. Cosa vuol dire? Vi ricordate che abbiamo parlato dello Spirito della Grazia? Lo Spirito Santo è lo Spirito della Grazia. Se tu bestemmi, in altre parole, insulti, oltraggi lo Spirito della Grazia, come abbiamo letto in Ebrei, oltraggi lo Spirito della Grazia, è chiaro che non ti può essere perdonato, perché non puoi essere perdonato, perché non vuoi essere perdonato. In questo caso, i farisei bestemmiavano dicendo cosa? Dicendo: costui caccia i demoni solo per virtù di Belzebub, il principe dei demoni. Cosa vuol dire? Vuol dire che non credevano che lui fosse il Messia, non credevano che lui fosse il figlio di Dio, non credevano. Non hanno bestemmiato, non hanno detto porco qui o porco là, marchio io una volta mi è scappata. Ma ti è scappata, cosa vuoi che ti dica? Ma tu pensi che Dio si offende perché magari dici una porcheria? Ma no! È questione di fede, è questione. Questi qui dal cuore hanno detto: questo non è il figlio di Dio, questo è il figlio di Belzebù. E ti credo che non puoi essere perdonato, non perché Dio si offende, ma perché il perdono che ti offre tu gli dici: non lo voglio. Ecco perché non puoi essere perdonato. Ed ecco quindi il perché. Adesso arriviamo al perché. Giovanni dice, in prima Giovanni 5, 16, 17, se uno vede il proprio fratello, quindi cristiano, commettere un peccato che non sia morte, quindi se tu vedi me peccare un peccato che non è a morte, in altre parole un qualsiasi peccato, prega a Dio che Dio mi dia la vita, che Dio mi aiuti a superare questa difficoltà, questo peccato. A quelli, cioè, che commettono un peccato che non è a morte. Quindi puoi pregare per quelli che commettono un peccato che non è a morte. Qualsiasi peccato non è a morte. Vi è un peccato che è a morte. E non dico, egli deve pregare per questo. Te credo, come fai a pregare? Quante volte che ho sentito dire: Signore, salva zia Caterina. Ma amore mio, come fa il Signore a salvare zia Caterina? Zia Caterina si deve salvare da sola. Gesù ha fatto tutto quello che doveva fare, ha versato il suo sangue, ha aperto le braccia, ha aperto la porta del cielo, ha aperto il suo cuore, alla porta del cuore di zia Caterina che bussa, e gli dice: mi fa entrare? E zia Caterina dice no. E tu puoi pregare finché diventi verde a pallini rossi in faccia, e zia Caterina in cielo non ci va, amore, perché è lei che deve decidere quello che Dio farà, senz'altro, attraverso le tue preghiere. Non voglio dire che non si deve pregare per aiutare. Quello che Dio fa crea delle circostanze, delle situazioni, ma zia Caterina è quella che deve fare la decisione finale, la deve fare lei. Ecco perché Giovanni dice: se uno ha deciso di non credere, è inutile che preghi, perché il peccato dell'incredulità è l'unico peccato che porta alla morte. Che Dio vi benedica, un abbraccio, un abbraccione a tutti quanti, ci sentiamo venerdì. Ciao a tutti.